E andiamo ragazzi, semifinali strameritate, vittoria dell'Inter strameritata questa sera, trascinati da un Barellino, ma era Barella o era Eriksen oggi? Mamma mia ragazzi, Barella oggi ha fatto un partitone incredibile, a prescindere dal gol. Tu lo vedi già col 23 dietro, gli stessi scarpini di Eriksen, poi ti fa un gol alla Eriksen proprio, un gol stupendo che ha risolto la partita, ma a prescindere dal gol per me Barella oggi è stato di gran lunga il migliore in campo e ha fatto vedere tutta la sua duttilità perché ha cambiato anche ruolo in corso della partita, perché quando c'era Sanchez giocava nei due davanti alla difesa, con Eriksen si è passati a tre a centrocampo, lui ha fatto il regista davanti alla difesa, eppure là ha fatto un partitone di quantità, qualità e poi ha fatto un gol, ripeto che è stato una goduria, un gol clamoroso, clamoroso. I nuovi tutti una bella partita hanno fatto, anche Eriksen appena entrato, la stessa azione, pam, gol dell'Inter. Quindi ti ha dato quell'energia positiva per andarla a vincere sta partita e da quei pochi tocchi, ragazzi, si vede che ha una classe differente e dà una tranquillità alla squadra in fase di possesso palla, questo giocatore che è pazzesca. E ancora faccio fatica a realizzare, onestamente, che Eriksen sia un giocatore dell'Inter. Oggi averlo visto quella mezz'oretta, 25 minuti, mi ha fatto piacere. Sono stati 25 minuti molto buoni, già conditi da un assist, peccato con la frazione di secondo, altrimenti già aveva fatto assist all'esordio. Però, ripeto, è entrato Eriksen, abbiamo avuto quello sprint in più per andare a vincere la partita, anche se secondo me l'Inter nel secondo tempo stava dominando. Io sta Coppa Italia, ragazzi, la voglio vincere. Sta semifinale adesso col Napoli sarà aperta, andata e ritorno. L'Inter, secondo me, è leggermente favorita, perché comunque l'Inter quest'anno è un livello diverso rispetto al Napoli, anche se il Napoli abbiamo visto che ultimamente è in fiducia. Adesso analizziamo un po' questa partita. Allora, il primo tempo, onestamente, ragazzi, non mi stava piacendo granché la partita, ma c'è da dire che è stata una partita tattica proprio a livelli estremi. La Fiorentina si è arroccata dietro, faceva molto densità. Noi avevamo il trequartista che era Sanchez, che faceva molta fatica a trovare la posizione giusta. Molti hanno insultato Sanchez, ragazzi. Per me, nel secondo tempo, poi prima di uscire, è andato in crescita. Si vede che ha perso smalto perché è stato infortunato, eccetera, eccetera. Però spezza anche una lancia a favore di Alexis, ragazzi. Quello per me non è il suo ruolo. Lui non è un trequartista che deve ricevere palla a spalle alla porta, sempre con l'uomo francobollato addosso, con gli spazi stretti. Lui è una seconda punta che deve essere libero di andare destra, sinistra, libertà di movimento. Comunque, con l'uscita poi di Sanchez si è passati al 3-5-2 più tradizionale, anche se ha giocato Eriksen. Per me la squadra ha giocato ancora meglio. Nel secondo tempo invece abbiamo dominato. Primo tempo comunque abbiamo concluso in vantaggio, no? Arrivato sto gol di Candreva. Candreva oggi ha giocato bene con Lecce le ultime partite, non mi era piaciuto assolutamente. Oggi comunque anche a prescindere dal gol Candreva bene e ha fatto un gol bello, perché lì l'azione è un po' rocambolesca, però ci ha creduto, si è inserito, Lautaro è stato caparbio lì in occasione del gol, bravissimo da terra a difendere palla, molto molto bravo. Abbiamo sbloccato il primo tempo. Poi questo secondo tempo, ragazzi, è successo che la Fiorentina pareggia. Una cazzarola di cosa mi fa incazzare è che prendiamo sempre gol. Questo non va bene, non va bene. Però c'è da dire oggi non è che abbiamo sofferto, nulla. Quella dormita là su calcio d'angolo, anche se Caceres le due mani ce le mette, è una situazione al limite, però figuratevi ragazzi, è stato mezz'ora al VAR per vedere il gol nostro che era limpido, pulito e preciso. Addirittura sono andati a vedere un fallo di Godin che prende il pallone, non era manco fallo, check del VAR per un possibile rosso, cioè pensate voi, roba veramente tragica, tragicomica, tragicomica. Secondo tempo invece nettamente in crescita rispetto al primo e meritavamo il 2, il 3-0 anche. Poi arriva sto calcio d'angolo 1-1 e la partita si complica un po'. È entrato Eriksen, per fortuna arriva il golazzo di Barella. Golazzo tra l'altro è anche il nomignolo di Eriksen. Eriksen lo chiamavano golazzo in Inghilterra, sperando ne faccia anche qua in Italia e li farà sicuramente perché i piedi sono quelli che sono.
analizziamo un po' la partita a 360 gradi, ragazzi, perché i nuovi, ripeto, mi sono piaciuti tutti. Ashley Young, ragazzi, ha un piede differente. E sto fatto che gioca a sinistra mi piace ancora di più che a destra, perché a sinistra è ancora più imprevedibile, perché lui è destro di piede, però può andare anche sul mancino, fa quel doppio passo là, non so se va a sinistra o a destra, oggi ha fatto una bellissima partita, ha fatto un cross bellissimo a Vesino, un colpo di testa, Vesino, devo dire la verità, oggi mi è piaciuto, chissà, forse sto fatto che adesso è reintegrato in gruppo, magari dà quell'energia in più. Speriamo, ragazzi. Ovvio, io sentivo i nomi di Kučka. Se devi andare a prendere Kučka, tanto vale che ti tieni Vesino, che comunque si è recuperato in fiducia. Oggi ha dato una reazione Vesino. Il primo tempo non tanto, ma ha finito in crescendo. Inserimenti, quantità. Ha fatto delle cose molto positive. Stava rischiando il gol sul cross di Ashley Young. Quindi bene, bene. La difesa bene. Pure Godin l'ho visto in crescita i primi minuti, così così, però ho visto partite peggiori di Godin. Oggi non mi è dispiaciuto. Handanović praticamente... Ah, ecco, Handanović ha fatto una parata sola, ma è stata una parata molto importante, su Vlahović. Lì l'occasione sull'1-1 è stato bravissimo a chiudergli lo specchio. E quello è stato un episodio molto importante, perché la Fiorentina non ha prodotto praticamente quasi nulla. Però questa occasione che hanno avuto è stata bella pesante e Handanović ha fatto un miracolo. Questa è stata l'unica parata di Handanović, è stata decisiva. Difesa bene, Ranocchia bene. Ranocchia quando chiamati in causa il suo lo fa. Bella partita, Bastoni tolto un retropassaggio sbilenco a Ranocchia che lo stava mettendo in difficoltà sul pressing di Vlahović. Ha giocato bene, solita partita di Bastoni che gioca molto bene. A centrocampo, ripeto, è il reparto che mi ha sorpreso di più, perché Barella, in una posizione non sua, si è preso proprio la squadra in mano. Oggi senza Brozovic, senza Borca, quindi senza i registi, senza Sensi, serviva la qualità di qualcuno. E Barella oggi si è preso proprio la squadra in mano, sia nei due di centrocampo, nei tre, è stato il migliore in campo assolutamente, anche perché la risolve lui, ripeto, con un gol bellissimo. Però mi ha fatto impazzire Barella oggi, grandissima partita. Young molto bene, mi è piaciuto anche Moses quando è entrato, si vede che la gamba ce l'ha, ragazzi, ma si vede, ve lo dico già, che i nuovi arrivi ti danno più qualità, si vede, anche Moses, quei pochi tocchi di palla, sotto pressione, senza problemi. Ashley Young la stessa cosa, Eriksen, vabbè, che ve lo dico a fare, di Eriksen, si sa, ragazzi. Ecco, io spero possa arrivare comunque un attaccante per far rifiatare Lukaku, perché Lukaku ha giocato anche oggi. Lukaku i primi minuti un po' ingabbiato anche lui, gli attaccanti e il trequartista, soprattutto nel primo tempo, non mi stavano piacendo granché. Lautaro ha avuto il merito nell'azione del gol di Candreva, poi è cresciuto anche Lukaku nel secondo tempo, è cresciuto molto di più, perché secondo me si è giocati anche in un modo più congeniale, dove siamo più abituati. Lukaku comunque, secondo me, io lo farei riposare un po'. Ovviamente nelle partite importanti non puoi far riposare Lukaku, però ogni tanto lo farei riposare. Tipo oggi, se ci fosse stato un vice Lukaku, un Giroud, un Llorente, secondo me lo si poteva far giocare. Assolutamente. Quindi io dal calciomercato comunque vorrei anche un vice Lukaku, proprio per far fronte a questo, no? A questa necessità di far rifiatare Lukaku, perché secondo me un vice Lukaku serve, ragazzi. Esposito poteva segnare su assist di Vesino, che aveva fatto una bella giocata lì. Ripeto, Vesino bene oggi, bene, bene, bene. Quando giochi bene c'è da dire, giocato bene, molto bene. Magari giocasse sempre così Vesino. Lo firmo col sangue, me lo tengo, sarebbe un quarto di centrocampo, quindi un primo panchinaro di ottimo livello, se Vesino è questo. Magari, magari. Tanto i telecronisti della Rai, ragazzi, che vodica fa, cioè proprio un livello di telecronaca imbarazzante, convinti loro che abbiamo preso Kulusevski a giugno, convintissimi, silenzio tombale, poi si sono corretti, una telecronaca proprio ad minchiam, proprio sparata, proprio senza alcun senso logico, falli che non c'erano e fallo netto. Giocava meglio l'Inter, bene la Fiorentina, cioè proprio un'ignoranza che non ho parole. Comunque amici, io sono felicissimo per questa semifinale di Coppa Italia che ci siamo strameritati, sono felicissimo per Eriksen, ragazzi miei. Ma voi ci pensate, ragazzi, che davvero
in tutti questi anni che siamo stati qui anche insieme a fare live di calciomercato, a fantasticare i top player, a mettere a scrivere formazioni lì con nomi fantasiosi che sapevamo già che non sarebbero mai arrivate. Qui intanto fanno vedere ci sarebbe stato anche rigore su Lautaro, agganciato nettamente da dietro sul gol di Candreva. Anni di delusioni, anche di colpi sfumati, Modric, quelli che ci prendono per il culo, Modric e Vidal, Modric e Vidal. Adesso andiamo a prendere un giocatore per me che attualmente ha una caratura differente, ancora meglio. Per me è un sogno, per me è come sognare ad occhi aperti. Quando vedo quel 24 mi si illuminano gli occhi, anche se oggi l'Eriksen è stato Nicolò Barella. Grande Nicolò, grandissima partita, migliore in campo, bravi tutti i ragazzi. Oggi trovare un'insufficienza non si trova, oggi bravissimi tutti. Oggi finalmente si vede che a sinistra è giocato con un esterno degno di essere chiamato tale, perché la differenza tra Ashley Young e Biraghi, ragazzi miei, cioè, ed è netto. Comunque, amici, adesso do la parola a voi. Iscrivetevi al canale, ragazzi, lasciate un like, commentate, condividete, fatemi sapere tutto quello che vi pare sul calciomercato dell'Inter, su questa partita, tutto quello che vi pare. Io ovviamente leggo i commenti appena posso, ragazzi, o vi rispondo, o comunque ne faccio tesoro e vi rispondo nei video perché il lavoro si fa sentire. Non riesco a stare dietro a tutti. Però ci tenevo a ringraziarvi, come sempre, ragazzi, per i messaggi di affetto, di stima, tutto, anche per le critiche, perché le critiche, se costruttive, vanno bene. Vanno bene. Commenteremo questi ultimi giorni di calciomercato insieme, sperando, ripeto, secondo me, in un vice Lukaku, perché servirebbe. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre amala. Ciao, ragazzi.